Nel 69 avanti Cristo Cesare pronuncia pubblicamente l'orazione funebre in onore della moglie Cornelia, morta di parto, e della zia Giulia. Romani hic sumus, Romani siamo qui pro rostris, davanti ai rostri, cioè davanti alla tribuna degli oratori, ut supremum vale dicamus, per dare l'estremo saluto Iulie et Cornelie, a Giulia e a Cornelia. Hic videtis corpus Cornelie, cinne consulis filie. Qui vedete il corpo di Cornelia, figlia del console Cinna. Quam quisque vestrum optet domi abere uxorem filiam matrem. Che ciascuno di voi, quam quisque vestrum optet, vorrebbe, optet, domi abere, avere a casa uxorem filiam et matrem, come moglie, figlia e madre. Ec autem mulier quam videtis ad meam dexteram Iulia est amita mea. Questa donna invece, ec autem mulier, che vedete alla mia destra, quam videtis ad meam dexteram, Iulia est, è Giulia, amita mea, mia zia. L'elogio funebre della zia è anche l'occasione per celebrare la discendenza illustre della gens Iulia. Si quis vestrum nescit, se qualcuno di voi non lo sa, dice Cesare rivolto alla folla, maternum eius genus anco marcio manat, la sua stirpe materna, maternum eius genus, cioè la sua famiglia per parte di madre, manat, discende anco marcio, da anco marcio. Paterna autem gens, mentre la famiglia per parte di padre, paterna gens, cum diis immortalibus coniuncta est, è imparentata coniuncta est cum diis immortalibus, con gli dei mortali. Nam a Venere descendunt Iulii, infatti la gens Iulia discende da Venere. Nell'elogiare le virtù della zia, Cesare non può fare a meno di ricordare Caio Mario, lo zio, famoso generale e abile politico, esponente di spicco del Partito dei Populares e avversario di Lucio Cornelio Silla nella prima guerra civile. Fuit Iulia uxor cuiusdam Marii. Giulia è stata, fuit, la moglie, uxor, di un certo Mario, cuiusdam Marii. Qui, ex omnibus unus, usque ad septimum consulatum pervenit, che solo tra tutti, ex omnibus unus, giunse al settimo consulato. Usque ad septimum consulatum pervenit, che fu il solo a ricoprire 7 volte la carica di console. Nell'elogio funebre della zia, Cesare rievoca lo zio Mario. Il popolo non poté al tempo piangere degnamente la sua morte a causa delle tensioni politiche e delle proscrizioni di Silla. At eius mortem, cum excessit, num quis vestrum flevit cives. Ma quando morì, at cum excessit, all'epoca della sua morte, quis vestrum, qualcuno di voi ha forse pianto, num flevit, eius mortem, la sua morte, cives, o cittadini? Quidam nos flere vetabat, un tale, uno, ci impediva di piangere, cioè c'era chi allora ci impediva di compiangere la morte di Cinna e di Mario. Et etiam nunc, e anche oggi, anche ora, quidam vetat, un tale, uno, non si sa chi, lo vieta. C'è chi lo impedisce, c'è chi lo vieta. At in urbanum est, ma è incivile, aliquis immo dicet inumanum, qualcuno addirittura dirà disumano. Fletum in hac tempestate vetari, che il lutto sia vietato, impedito in questa circostanza. Si quis vetet, dicat.
se qualcuno lo vietasse, si quis vetet, dicat, lo direbbe. Catone e Cicerone, fermi oppositori del Partito Popolare, non potevano che rimanere perplessi nell'udire le audaci parole con cui Cesare riabilitava Mario, proponendosi di fatto come erede della sua politica. Dixit se adis et regibus originem abere. Ha detto che discende, a origine, dice Catone, dagli dei e dai re. Quid cogitat? Che cosa ha in mente? Aliquid certe in mente abet, sicuramente ha qualcosa in mente, gli fa eco, gli risponde Cicerone.